Belli ragazzi Arena, benvenuti in questo nuovo video dove vi faccio vedere come sbloccare il Paga Punch nella nuova mappa Alpha Omega di Black Ops 4. Partiamo subito con il video, bella! Per prima cosa, raga, dovrete attivare la corrente. Se non sapete come farlo, già ho fatto un video in descrizione, quindi andate a vederlo. Una volta che sarete scesi nella zona del Pagapunch, raga, non vi basterà fare altro che aprire la porta accanto alla stanza del Pagapunch, questa zona dei generatori, ecco. Se avete punti, raga, comprate anche voi il Maddox e dopo attivate i sistemi di areazione. Una volta che li avrete attivati, raga, sarete in questa zona per 2 minuti circa, sì, il tempo di una mini sopravvivenza. Vi arriveranno un tot di zombie, sarà molto semplice ovviamente se vi comprate l'arma, altrimenti potrete ricorrere, diciamo, in qualche rischio, ma specialmente in singolo, raga, non era molto difficile, ma in più giocatori diventa più pallosa la cosa. Infatti secondo me è consigliato, raga, tenere l'arma speciale solamente per fare questa parte, almeno per sbrigarvi ed evitare di fare fail. Una volta, raga, che avrete completato la sopravvivenza, potete uscire dal bunker. E come noterete, ci saranno dei fumi, smog, come volete chiamarli, li chiamate, fuori dalle case, ecco. Voi non dovete fare altro che riparare le unità di areazione che si troveranno in giro per la mappa. Gli spot in totale, raga, sono 6, ma bisognerà disattivarne solamente 4, ovvero bisognerà ripararne solamente 4, ecco. Adesso, raga, vi faccio vedere un po' quelli che ho disattivato io. Uno che si trovava qui dietro la cassa, dalla parte sinistra della mappa. Non vi basterà fare altro che avvicinarvi, tenere premuto quadrato. Potete anche girarvi se magari vi stanno uccidendo, tirare una granata del Bright sotto di voi. Diciamo che questo step è molto semplice, solamente che gli zombie in quel round ci stavano danneggiando la vita, ecco. Comunque, basta che guardate sopra le case e vedete quelle con il fumo che fuoriesce, ecco. Una volta che vi ha dato questa voce di conferma, vuol dire che avrete riparato correttamente tutti i sistemi di reazione e sarete pronti per pagapangiare la vostra arma. Peccato che io avevo solamente 3000 punti e non vi ho potuto far vedere la nuova skin, appunto, della nuova mappa. Raga, adesso passiamo al pagapunch. Ecco, come vedete ci sono tutte e 4 le luci inattive. E niente, io come sempre vi saluto, vi ricordo di passare da Instagram, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ci becchiamo in un prossimo video, bella!